Siamo qui oggi con Federico De Luca dell'azienda Rookie dei Rookies a Faedis. Ciao Federico. Ciao, Elisa. Bene, vorrei che tu mi parlassi un po' di questo vitigno autoctono, il refosco di Faedis, che non è molto conosciuto e che tu produci in due tipologie, no? La linea base e la linea riserva. Bene, diciamo il refosco di Faedis è una varietà che fa parte della grande famiglia dei refoschi, fratello del refosco del peduncolo rosso, del Teerano, è un vitigno autoctono di questa zona, in particolare di Faedis, e da qui il nome refosco di Faedis, conosciuto anche come refosco nostrano. Viene coltivato sulle colline tra le colline di Faedis e la pianura alluvionale del Grivò, che è il nostro fiume, e da questi terreni ricaviamo due principali espressioni, una più fresca, fruttata e verticale, che è quella legata ai terreni alluvionali del Grivò, mentre sulle colline, costituite principalmente da argille, marne, quindi flysch come tipologia di suolo, ricaviamo un vino molto più strutturato e longevo, e questo è quello che andrà a costituire la riserva. È un vitigno che si presta molto bene ai lunghi affinamenti, anzi sono quasi obbligatori, data l'elevata concentrazione fenolica e anche un'ottima acidità. È un vino che noi affiniamo, ad esempio, almeno 2 anni in botti grandi di rovere, in queste botti qua che vedete. Dopo 2 anni di affinamento viene, diciamo, imbottigliato e continua il suo percorso di maturazione in bottiglia. A Faedis noi siamo un'associazione di produttori dove abbiamo adottato tutti la medesima immagine, la medesima etichetta, questo per cercare di promuovere questo vitigno autoctono della nostra zona con un'immagine unica. Altre notizie particolari, non so. Bene, grazie mille. Noi qui siamo appunto, come dicevi tu, a Faedis, le tue vigne che adesso non possiamo vedere perché finalmente piove, sono delle vigne, dei vigneti storici, no? Hanno un'età particolarmente Sì, noi interessante, no? diciamo come siamo un'azienda familiare, ci tramandiamo appunto da generazione in generazione i vigneti, i campi, la struttura, quindi abbiamo scelto di mantenere l'impostazione di una volta, quindi con anche i vigneti storici, da vigneti che vanno, diciamo, dai più giovani che hanno 20 anni fino a quelli più antichi che ne hanno 111 quest'anno, quindi sono i vigneti storici aziendali, e da qui le varietà che coltiviamo sono in particolar modo il Tokaji, che dà origine al Friulano come vino, appunto, il Verduzzo, il Piccolit e il Refosco di Faedis. Questi sono i vitigni più antichi che abbiamo in questi vigneti. Bene, grazie. Grazie a te.